15 secondi per far fare un'azione da gioco a Farias e basta. Allora, io posso essere d'accordo quando è una cosa sporadica. Una volta, una ogni tanto può essere un episodio. Ma quando poi sono 10 episodi insieme, noi nell'arco di 10 minuti ne abbiamo tirati fuori 6-7. Se ci mettiamo qua come quelli bravi a fare poi le inchieste o cose, ma sai quante ne troviamo? E non c'è soluzione, non c'è soluzione, Andrea, perché a me mi è piaciuto, concludo, a me il mister mi è piaciuto quando a fine di Lazio-Inter gli va a dire le cose in faccia, dice io in Serie A non mi diverto più perché non so più come di che cosa parlare, perché anche là a Lazio-Inter c'era un rigore a favore della Lazio, era stato dato, però poi si va subito a vedere il VAR per toglierlo, anche giustamente, ma perché con noi non si sbaglia mai nessuno. E invece con noi a favore uno si può sbagliare. Allora c'ha ragione Inzaghi, dice ragazzi, a me perdonate, ma io mi diverto più in Europa League, dove non c'è sta buffonata del VAR, interpretata come in questo modo, perché chiaramente poi ci stanno Certo. altre situazioni, altre competizioni dove può essere utilizzata in maniera migliore. No, Però beh, a quel punto c'ha infatti. ragione il mister. Almeno te lo dico in diretta nazionale, a Sky, davanti a tutti. E lì c'è forse stato uno che ha preso Inzaghi per pazzo. No, vabbè, ma per assurdo che poi se loro te dicessero domenica il VAR ha funzionato pure bene per loro, perché comunque dei due episodi errati dell'arbitro uno te l'ha andato a correggere, quindi è servito secondo loro. Poi che il fatto che te colpisca a te o meno, allora non è che gli interessi molto. Per loro, due rigori che l'arbitro non ha fischiato, su uno è stato chiamato, quindi ha funzionato bene. Ma il problema di base alla L'assurdità. fine non è la tecnologia, il VAR, ma è l'utilizzo L'utilizzo. che ne viene fatto naturalmente. Per questo poi naturalmente si pensa ancora più a male, perché comunque magari negli anni scorsi, come è capitato da sempre, dall'alba dei tempi, gli episodi controversi arbitrali ci sono sempre stati. Il problema è che quest'anno diciamo che è un po' tutto più, viene di più alla luce. Perché se non dai dei rigori così clamorosi e hai la possibilità di poterlo revisionare, allora lì, diciamo, scatta proprio il dubbio su il perché, diciamo, non viene consultato o meno. Però di base dovrebbe essere uno strumento che aiuta. Se lo si è invocato da. Aiuta. Lo si è invocato da. Aiuta Vabbè, non come? aiuta la Lazio a questo punto, No, però. perché comunque se vai a vedere, prendi pure l'episodio che magari in questi giorni è stato citato poco, quando a Milano contro l'Inter ti fischia il rigore Rocchi su Skriniar, poi là il VAR interviene e te lo tolgono. Quindi sono tutti episodi e quello è giusto Sì, per carità, giusto, perché alla fine perché poi il tocca pallone prima la rimbalza che era sul sulla coscia, sì, ginocchio sulla e poi gli ginocchia e andava a poi finire sull'abbraccio. sul Sì, braccio che comunque stava assolutamente. attaccato al corpo, quindi giustamente sono intervenuti. Sì, ma Però poi io. sono episodi che in quel caso è usato bene, anche se è un episodio che a noi ci va contro, però è stato usato bene. Sì, ma io perché mi ci A avveleno me così dammi. tanto? No, ma infatti a me Mi ci dammi al il mio, non è di. che adesso uno chiede, molti dicono i soliti addetti ai lavori, così c'è scritto, domenica sicuramente a centrocampo, rigore a centrocampo per la Lazio, quello non lo vogliamo proprio. No, ma infatti Noi no. vogliamo quello che ci spetta per quello che ci è stato negato, ma ormai certo quello non lo potrai più avere. Ma a me la cosa che manda al manicomio, giustamente tu dici tu dammi il mio e sono d'accordo. Non me lo dai perché ci può stare l'errore tecnico del direttore gara, lo accetto anche, ma mi dovete spiegare perché con noi non ci si sbagliano mai. Rocchi stesso in quel contesto se poteva sbagliare, invece no. Allora lì che mi fai pensare a male. Cioè, se uno sbaglia, perché comunque abbiamo capito che gli arbitri di questo campionato fanno degli errori madornali e sono molto scarsi, molti di loro, nonostante siano alcuni internazionali, vanno a dirigere finali di Champions League o Sì, finali però. mondiali, sono arbitri molto scarsi. Ma perché sistematicamente a favore nostro non si sbagliano mai? Perché Sberna pure è cascata. non si sbagliano mai? Io voglio una Torello è cascata. spiegazione. Non si sbagliano mai perché comunque, come hai detto te, il livello non è altissimo. Poi tu dici vanno a arbitrare le finali perché comunque all'estero non ti credere che siano No, migliori infatti quello che di quelli volevo italiani. aggiungere, sì. Quindi diciamo magari saranno i meno peggio in generale.
Andrea, sei tornato? Abbiamo recuperato, sì. Sei tra noi? Sì, sono tornato. Ma più che altro... La fatto di voi, No, no, è stata cascata la linea da sola. Non ti stiamo sabotando, Andrea. Da quando ci hai detto che interviene un'altra radio siamo tutti un po' più tristi, tutti e tre. C'è tolto il sorriso, Andrea. No, ma mi sento un po' escluso pure di... nella discussione. Sembra che sia stata a fare la trasmissione per voi. E per i picchi, allora mo sai c'è del tuo cartellino, ho capito. Più che altro diciamo tra le cose più eclatanti c'è che la Lazio ha subito un gol di mano nell'era del VAR, quello lascia un po' perplessi, e poi ce ne si accorge mezz'ora dopo perché le immagini arrivano mezz'ora dopo. Vabbè, io su questa quindi... cosa infatti se finché non verrà fatta chiarezza sul VAR ci saranno sempre gente che ti dirà che stai comunque a fare qualcosa che non va. O c'è chiarezza in cui tu mi dici queste immagini sono c'è una telecamera dritto per dritto, una dal palo destro, una sinistra, una da dietro la porta, così, perché non può essere. Ma non capisco perché non si possono avvalere degli stessi strumenti delle emittenti televisive, cioè sì. È una cosa comunque importante, esatto. Vanno comunque a pregiudicare i risultati. Ma scusa, come fai a non vedere il fallo su Rocchi? Sì, su Rocchi, su Immobile. Come fai a non vederlo? Oddio, no, veramente non riesco, cioè, già, a dire. No, l'arbitro, io non te parlo di VAR, l'arbitro, lo so. Perché sono due interventi. Ma certo, sì, sia Cepitelli che Barella, sì, assolutamente. Sono due, non puoi non vederlo. Ma cioè, se lui pure... non l'ammonisce per simulazione, quindi secondo lui qualcosa c'è stata, è l'interpretazione che dà l'arbitro, è lì che viene l'errore. Sì, ma non è un episodio dubbio. No, ma è talmente netto. Lui ha la facoltà di interpretare quell'episodio. No, lui non, l'arbitro si deve attenere a delle regole. Era talmente solare che non c'è bisogno del VAR. E ok. L'arbitro non lo vede. Quelli del VAR in quel momento stanno a vedere gli Avengers. Ma io... Ci può essere che stanno a vedere gli Avengers. E poi dice, aspetta, è finito, riniziamo. Hanno ripreso quando poi c'è stato il rigore per Cagliari. Perché sennò non si spiega. Perché pure te che stai a farla, sei pagato per quello. C'è uno schermo. Beh, se non erro, in teoria poi è arrivato addirittura il silent check. Rispetto a questa cosa. Non vorrei sbagliarmi. Mi sembra di aver sentito poi così durante ma la cronaca. Ancora peggio perché qualcosa nel bagno, non lo vado a bere. Allora, no, lì... no, il Sanchenko gli hanno detto: no, vai, è tutto a posto, evidentemente. Esatto. Ancora peggio. Ancora, sì, no, ancora ma peggio. A prescindere, cioè, una volta può essere un caso, due volte può essere il caso. Io adesso al caso, alla casualità, alla sfortuna, io non ci credo più. Non voglio dire che c'è un piano di Bolia, ma che comunque sia. Bisogna colpire la Lazio per vari motivi, non per favorire chissà chi altro, ma proprio per colpire la Lazio stessa. Ormai io penso che è lampante, no, Andrea? Sì, no, scusate, ma stavo vedendo il gol loro. Gol loro? Perché... Ha segnato la Roma con lo Shakhtar. Sì. Ah, ok. Mezzo tiro hanno segnato. Vabbè. Credo che sia, no, ha detto bene prima Antonio, nell'era del VAR subiamo un gol di mano. Credo che quello rispecchia un po' tutto la stagione Lazio-VAR, quindi credo a questo punto di dedicargli anche da ora in poi meno minuti su questo discorso, perché veramente se no diventa stucchevole. Hai ragione. E niente, non so. Hai ragione, Andrea, hai ragione. Noi proviamo a non parlarci. Domenica scorsa, infatti, Lazio Juve ce l'ha dovuto venire a Sarzanini a dire ammazza, però siete riusciti a non parlare dell'episodio del calcio di rigore. Noi ci proviamo sempre, ma cioè parlare di altro poi alla fine è come distorcere la realtà, perché poi la realtà dei fatti è che tu sei penalizzato. Tu puoi andare a pensare anche a come la Lazio è in difficoltà in questo momento, ma non è giusto, perché è fuori dalla realtà, perché comunque è una squadra che non ha la classifica che merita. No, Andrea, ci stai? Sì, no, non pensavo che era una domanda. Sì, era una domanda per me. Marco, io sono d'accordo con tutto con te, con voi. Non si riesce più a interpretarla questa situazione. Bisognerebbe veramente pensare a vabbè, magari cose però troppo eccessive.
presentarsi con una primavera, fare una contestazione così, però capisco che non è possibile e che e poi ci sarebbero troppi danni come società Lazio. E quindi niente, ripartiamo da questo team che ci sarà domenica, che poi alla fine se non ci pensiamo noi. Poi più avanti magari leggiamo il comunicato che è uscito oggi pomeriggio della Nord su questa iniziativa che hai appena citato tu, Andrea. La Nord con un comunicato ha fatto venire fuori il malessere del tifoso laziale di questa situazione, però magari andiamo a leggerlo più là, così poi potremo spiegare meglio cosa succederà domenica, poi dopo la partita, perché comunque domenica alle 3 la Lazio è impegnata contro il Bologna in casa. Quindi direi di andare in attimo in pausa. Direi di andare un attimo in pausa e di rientrare poi con il collegamento che avevamo anticipato prima. Questo è il nido delle aquile. Sì, una gara che abbiamo recuperato in ultimo perché i ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine, perché insomma le partite sono sempre aperte e oggi insomma per quello sviluppato in campo avremmo meritato di più, però insomma gli episodi in questo momento ci sono contrari e probabilmente dobbiamo fare di più. Studio. Tra gli episodi contrari, Simone, c'è anche il rigore che non è stato concesso nel primo tempo alla Lazio? Sì, beh, quello è... Ma non mi va di parlarne. Io per quanto riguarda la VAR ne ho parlato 3-4 mesi fa e ho detto qual è il mio pensiero. Insomma, non ne ho parlato sabato dopo la Juventus, quando c'era un rigore netto sullo 0-0 20 minuti dalla fine, e non voglio parlarne neanche oggi, sennò sembra di voler dare un alibi ai miei giocatori quando determinate partite vanno vinte, però insomma quello di oggi, di sabato scorso con la Juventus e questi ultimi 4-5 mesi sotto l'occhio di tutti, siamo molto sfortunati con questa VAR, però dobbiamo fare di più perché sicuramente non siamo brillanti come lo eravamo 2-3 mesi fa. Simone Inzaghi, lei a inizio partita ha lasciato in panchina Milinkovic e Savic e insomma, questo ha sorpreso un po', ha cambiato molto, ha fatto turnover in vista anche della gara giovedì in Europa League, però Immobile c'era dall'inizio e Immobile è quello che poi risolve ancora una volta la partita. Abbiamo preparato dei numeri che sono straordinari, che sono i numeri dei gol stagionali di questo giocatore, che è il giocatore che ha segnato di più in trasferta in tutti i campionati europei e uno per il quale è difficile trovare ancora un aggettivo, un superlativo, perché è veramente straordinario come rendimento e come costanza di rendimento. Ma sì, insomma è stato bravissimo a crederci. Avevo pensato pure di sostituirlo perché alla fine del primo tempo era distrutto per quanto riguarda il rigore non dato, poi ha preso la munizione che adesso l'ha fatto andare in diffida e quindi era molto giù a fine primo tempo. Gli ho detto di non pensarci, ha detto che un rigore così insomma era clamoroso, almeno da andarlo a vedere, perché con noi oltre che danneggiarci sempre non li vanno neanche a rivedere. Quindi al posto di parlare, a volte era un primo tempo che bisognava parlare perché effettivamente c'era qualcosa che non andava. Un pochettino l'aggressività del Cagliari la stavamo soffrendo, però si parlava solo di quello che era successo, insomma gli episodi. Però bisogna andare avanti, bisogna fare di più e ci prendiamo la squadra che ci ha creduto fino alla fine, ha costruito una clamorosa azione con Nani al 91esimo, il pareggio di Immobile al 95esimo. Adesso giovedì avremo un ritorno molto importante in Ucraina e poi arriverà il Bologna, poi ci sarà la sosta e arriveremo alla sosta con 44 partite ufficiali a metà marzo. Sono tante, però ce le siamo meritate e siamo felici di averle fatte. Mario Sconcerti. L'ultimo e poi andiamo da Marco Giampaolo, che con grande pazienza ci sta attendendo e che salutiamo. Vai Mario. Sì, io vorrei approfondire questo calo perché è stato evidente. È solo stanchezza, però la stanchezza è cominciata un mese e mezzo fa. Come si poteva tenerla in qualche modo lontana?
Tenerla lontana, ho cercato di tenerla lontana alternando i giocatori, utilizzandoli il più possibile, perché sapevamo che